Non ci potrà essere la possibilità di visitare la collezione Nasci Franzoia per gli ovvi motivi legati alla chiusura dei musei, ma il Natale 2020 di Feltre proseguirà seguendo comunque il filone luce, trasparenza e materia. E mentre si sta preparando l'installazione di luminarie, alberi e molto altro che porterà in clima natalizio la città, l'assessore Irma Visalli illustra a cosa ha pensato l'amministrazione comunale. Un progetto che riguarda le vetrine lasciate sfitte negli anni, dove saranno installate le statue, le statue che hanno vinto negli anni il premio Rizzarda. C'è un sistema di luminarie che percorre la parte centrale della città. C'è un grande albero donato da Luca Rento e dalla sua azienda, che lui dedica a suo nipotino e alla città stessa, che sarà in piazza Trento Trieste, e altri quattro alberi invece in altre posizioni un po' più esterne, diciamo, rispetto al centro storico. Ci sarà invece un gioco di luci d'artista in piazza Maggiore, anche con del sonoro. Importanti anche le iniziative messe in campo dall'ASCOM, così da aiutare i negozi a superare un anno assai difficile dal punto di vista economico. È nata questa idea insieme anche alla collaborazione di Confcommercio Venezia, in particolare San Donà, che ci ha messo a disposizione una piattaforma digitale in cui tutti i negozi di Feltre in questo momento, perché l'iniziativa è portata avanti e finanziata dal Comune di Feltre insieme ad ASCOM, potranno aderire avendo una propria vetrina online. Non serve fare solo l'acquisto online, che magari è comodo, veloce, innovativo, ma è necessario ricordarsi anche di quelli che sono i negozi che abbiamo sotto casa.